E oggi in cucina con Cerra prepariamo il brodo vegetale. Esistono anche altri nutrienti buoni come il fumetto, quello di pesce e il brodo di carne, ma noi oggi prepariamo il brodo vegetale, fondamentale in moltissime ricette, tra cui la vellutata e il risotto. Vediamo subito come si fa. Gli ingredienti saranno sedano, carote, cipolle, pepe nero in grani e delle foglie di alloro. Su un tagliere peliamo e tagliamo le carote. Muniamoci di occhiali protettivi, sbucciamo e tagliamo le cipolle. E infine puliamo e tagliamo il sedano. Riempiamo la pentola d'acqua e quando sarà giunta ebollizione uniamo le carote, le cipolle, il sedano, il pepe in grani e le foglie d'alloro. Facoltativo, aggiungiamo un po' di sale grosso. Abbassiamo la fiamma e lasciamo cuocere per circa un'ora. Passato il tempo, filtriamo il nostro brodo vegetale. E voilà, il nostro brodo vegetale è pronto, fondamentale in moltissime preparazioni.